È il più famoso comprensorio sciistico del Piemonte, quello che coi charter della neve attira turisti da tutta Europa e anche da fuori. Siamo al Sestrier e con l'iniziativa Gusto in Quota vuole abbinare lo sport alla gastronomia e i ristoranti del territorio. Gianni Rolfo, presidente del consorzio Sestrier Montagne Olimpiche, con Gusto in Quota volete valorizzare anche la parte gastronomica oltre a quella sportiva? Ma Gusto in Quota è l'occasione per avere un carattere distintivo. Tutte le località di montagna che sono i nostri competitors hanno delle specificità. Noi dal punto di vista sportivo, dal punto di vista ambientale, paesaggistico, offriamo quello che vedete, quindi montagne, neve, anche con la situazione di quest'anno le piste sono tutte agibili, però per essere ancora più competitivi vogliamo proprio differenziarci. Allora è nato il progetto Gusto in Quota, che ormai da qualche anno si sta sviluppando e coinvolge non soltanto i turisti presenti e non soltanto i produttori, ma anche i ristoratori, gli albergatori di Sestriere delle Montagne Olimpiche. Paolo Dora, vicepresidente del Museo del Gusto di Frossasco, un museo originale, unico in Italia, nato da una decina d'anni, che vuole promuovere i prodotti del territorio. Però questa non è Gusto in Quota l'unica iniziativa che avete? No, assolutamente. Il Museo del Gusto appunto punta sul cibo e sul gusto. Questa è una delle tante iniziative. Sicuramente l'Expo di Milano si sta avvicinando, quindi altre iniziative ci aspettano, sempre sulla qualità e sulla tipicità dei nostri prodotti della provincia di Torino. Daniela Broglio di Turismo Torino. Gusto in Quota è un'iniziativa che vuole promuovere il territorio, per cui non solo la provincia di Torino ma anche un po' di più del Piemonte, in questo caso particolarmente la provincia di Torino. Esattamente, sempre di più il turismo si abbina con tante cose e devo dire che il valore aggiunto per il nostro territorio è proprio l'enogastronomia. E allora quale è il momento migliore di presentare tutto quello che la nostra regione presenta, in particolare appunto intorno a Torino, tutta la provincia, la collina, la pianura, presentarlo proprio in un posto in alta quota dove passano moltissimi turisti, che sono tantissimi anche stranieri, e quindi imparare a conoscere ed apprezzare questi nostri prodotti che possono veramente diventare anche un motivo di viaggio per venire nelle nostre terre. E di conseguenza eccoci in vari appuntamenti, questo è uno, a Sestriere, ma ne faremo e ne abbiamo già fatti anche altri, il prossimo sarà a Pragelato, proprio perché ci sembra che questa convivialità, gustando qualità, sia molto importante che venga conosciuto al di fuori del nostro territorio. Luca Chiarelli, siamo a Sestriere, qua esiste anche un centro per i cani da slitta. Assolutamente sì, siamo l'unico centro in Piemonte, io sono orgoglioso di poterlo dire, e noi come centro di Sledog ci proponiamo di insegnare alle persone il fascino di questo sport, quindi come si conduce una slitta e quanto i cani amano fare questo mestiere. Con un briefing di circa 15 minuti segue un'escursione di una quarantina di minuti dove ciascun allievo guida un team trainato da tre cani con davanti un istruttore che precede.